A poche ore dalla chiusura della COP23, l'unico nodo ancora da sciogliere sembra essere quello della finanza climatica. Qual è lo stallo? Qual è l'inghippo? Dove si sono fermati i negoziati? Intanto bisogna dire che però dei passi avanti sono stati fatti, perché questa storia dei finanziamenti per intervenire e aiutare i paesi poveri si trascina da moltissimo tempo, quasi da sempre. A Copenaghen, che tutti ricordiamo come il fallimento della COP, però fu messo per iscritto nero su bianco che entro il 2020 i ricchi avrebbero dovuto dare 100 miliardi all'anno ai poveri. Su questo c'è stata sempre una grande discussione. La novità di Bonn è che, forse perché la presidenza lì delle Figi, diciamo, ha dato una forza ai paesi poveri che forse in altre occasioni non hanno avuto, ha imposto il fatto che basta, non si poteva troppo menare il can per l'aia, se possiamo dirla così. Allora questi 100 miliardi vanno calcolati bene, per cui i prestiti, le risorse che i paesi ricchi spacciano per aiuti e che in realtà non lo sono, vanno depurati, vanno quindi calcolati bene. L'OCSE calcola oggi che sono 113 miliardi, in realtà non è vero, non è così. Le stime più affidabili dicono che al massimo sono la metà. Qui a Bonn si è stabilito esattamente come calcolarli, e quindi questo è già un passo avanti importante. I paesi poveri vogliono, giustamente, dal loro punto di vista, che siano finanziamenti soprattutto per l'adattamento, cioè è per il loss and damage, come si dice in inglese, insomma il recuperare i danni che subiscono, che possono subire dagli effetti meteorologici estremi che si ripetono continuamente, dall'innalzamento dei mari, insomma, che siano difesi da questo. C'è un punto su cui ancora in queste ore si sta discutendo, che è long term, cioè i paesi poveri vogliono delle garanzie più a lungo termine su questi finanziamenti. Su questo si sta dibattendo, ora vedremo quale sarà la soluzione trovata. È un argomento ovviamente rilevante e importante, perché è evidente che non, diciamo, c'è bisogno di una programmazione per difendersi dai cambiamenti climatici, però c'è anche il problema che i paesi ricchi dicono che una promessa a lungo termine ha meno, diciamo, cogenza e rilevanza di quella anno per anno in cui ci sono gli stanziamenti veri e propri. Una tua valutazione invece completa su questa tornata negoziale? Beh, insomma, questa coopera si sapeva che sarebbe stata di transizione, che non sarebbe successo niente di straordinario, è un passaggio che ci porta verso quella del 2018, dove invece ci sarà da discutere linee guida concrete per riaggiornare quegli impegni nazionali che sappiamo a Parigi essere stati presi da tutti i paesi e che però non sono sufficienti a rispettare l'obiettivo di tenere la temperatura sotto i 2 gradi, 1,5 gradi. Quindi qui non c'era da decidere grandi cose, però mi pare di poter dire che siano stati fatti passi avanti sia sulla questione dei finanziamenti sia sul modo di negoziare le cose, in modo tale da avere per l'anno prossimo qualche speranza che, nonostante la sede della conferenza sia il posto peggiore possibile per chi ha la difesa dei cambiamenti climatici come propria priorità, perché si fa in Polonia, che come sappiamo è il paese che più frena dal punto di vista della decarbonizzazione, si fa poi in un'area mineraria dove estraggono il carbone, quindi un po' una provocazione da parte della presidenza polacca, se possiamo dire così. Però, diciamo, la negoziazione di Bonn di questi giorni è servita a incanalare sulla strada giusta la negoziazione, che speriamo a Katowice l'anno prossimo farà dei passi avanti concreti. Si parla poi di una candidatura dell'Italia per la COP26 del 2020, come giudichi questa candidatura e poi che ruolo secondo te dovrebbe giocare adesso l'Italia? Guarda, in genere uno dovrebbe essere contento da italiano di poter ospitare una cosa così importante e poter giocare un ruolo da protagonista, perché come abbiamo detto la presidenza di una conferenza può svolgere un ruolo molto importante. Certo, fino adesso diciamo le politiche messe in campo dal nostro paese su questo fronte non sono state adeguate. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto uno stop delle rinnovabili molto grave,
Il fatto che siano aumentate le emissioni di anidride carbonica, sia complessivamente e forse ancora più in maniera preoccupante, quelle per la produzione di energia elettrica, dovuto al fatto proprio che le rinnovabili sono fermate, dice che la politica, come dire, non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare per rispettare gli impegni di Parigi. Quindi non partiamo proprio con le carte in regola. Per fortuna c'è stato questo impegno sulla strategia energetica nazionale di uscire dal carbone al 2025, ma il carbone in Italia pesa per molto poco, bisognerebbe fare qualcosa di più importante. Ora inizierà una stagione elettorale, io mi auguro che in questa campagna elettorale le premesse non sono ottime, ma che in questa campagna elettorale invece si parli di questi temi e che quindi la prossima legislatura possa essere molto diversa da quella che abbiamo appena finito e si possa prendere degli impegni che ci portino poi al 2020, se davvero facciamo in Italia la COP26, a essere protagonisti del balzo in avanti di cui c'è bisogno per poter mantenere gli impegni internazionali.